Ashan. Buonasera a tutti, allora dovreste sentire la mia voce e vedere il monitor. Allora sono le 19 esatte, quindi iniziamo con il webinar. Adesso sta andando anche la registrazione su Facebook in tempo reale. Ok, mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di TICMIL Europe LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il secondo appuntamento che faccio insieme al buon Salvatore Labriola, trader e programmatore. Questa sera parleremo del Pyramid Grid, che è un expert semi-automatizzato, però come sempre prima di entrare nel vivo del webinar ne approfitto per presentare il broker TICMIL, che è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, è regolamentato SISEC, registrato presso Consob con fondi segregati e separati dalla società, assicurati fino a 20.000 euro. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono commissioni sugli indici e abbiamo inserito da qualche mese anche i microlotti sugli indici americani che vanno ad aggiungersi a quelli che avevamo già sul DAX. Poi non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi e con TICMIL non avrete mai un requote e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete più opportune come scalping e arbitraggio. Questo è il numero di licenza di TICMIL registrato presso la Consob. Ovviamente questo è un po' un aggiornamento che faccio, come molti di voi sapranno, comunque TICMIL ha diverse regolamentazioni, ma dopo Brexit attualmente TICMIL può commercializzare i propri prodotti in Europa attraverso la regolamentazione SISEC, quindi con la FCA UK rimane sempre comunque attiva e quindi chi è già cliente può continuare ad aprire e ovviamente operare senza problemi, però per tutte le questioni relative al marketing ovviamente non possiamo farlo con la FCA UK, quindi dobbiamo farlo con la SISEC che ha passaporto europeo e quindi qui vi mostro anche poi la registrazione presso la Consob dove potete vedere appunto la registrazione di TICMIL Europe. Tipologia di conti, TICMIL offre tre tipi di conti su conti Forex e CFD, il conto Pro e il conto VIP sono quelli di punta che hanno spread a partire da zero, a cui va aggiunta una commissione che è molto bassa, poi c'è il conto Classic che non ha commissioni ma ha spread un po' più alti perché partiamo da 1.6. Inoltre abbiamo anche l'offerta Futures, qui vi invito comunque a spulciare un po' il nostro sito per avere maggiori informazioni perché offriamo questi prodotti derivati attraverso la piattaforma CQG. TICMIL opera sotto le disposizioni ESMA, quindi come ben saprete la leva massima applicabile per i clienti retail è di leva 30. Questa è un po' una tabella che mi sto mostrando in ogni mio webinar dove vado a rapportare quello che è il rischio in leva con la marginazione dei pips. Ad esempio, se noi andassimo ad operare con un piccolo conto da $1.000 e con una leva di 30 potremo aprire massimo 3 mini lotti, quindi in marginazione in pips avremo circa 300 pips. Questo che cosa significa? Che se apriamo una posizione con la leva massima possibile, basta che questa operazione ci va contro di poco più di 300 pips per andare prima in margin call e nel peggiore dei casi in stop out. Poi ho anche inserito una nuova colonna chiamata rischio rovina con uno stop da 20 pip, quindi mettiamo il caso che abbiamo una strategia
che a 20 pip di stop, se andiamo ad operare a leva 30 su un conto da 1000 dollari, possiamo fare poco più di 15 operazioni, quindi non un granché. Poi ovviamente anche qui la leva è uno dei fattori principali per cui poi i trader retail hanno quelle percentuali di perdita molto elevate, e ce lo ricorda anche l'ASIC, ormai questo, questa comunicazione forse sarà passato, se non sbaglio, quasi 8-9 mesi da quando ho letto questa comunicazione, che mi ha particolarmente scioccato, perché nel periodo di altissima volatilità, quindi tra marzo e aprile del 2020, molti trader retail, andando fuori ESMA, quindi operando sotto questa regolamentazione, hanno perso oltre 700 milioni di dollari. Quindi parliamo di cifre sicuramente molto importanti, anche perché in quel periodo si sono affacciati molti trader neofiti, proprio perché eravamo in fase di lockdown e quindi molti hanno provato quella strada, e purtroppo più di 15.000 conti dei trader retail sono andati addirittura in saldo negativo, quindi hanno perso più di quello che hanno depositato, perché non c'è la protezione del saldo negativo fuori ESMA, mentre con broker come Tickmill avrete sempre e comunque la protezione del saldo. Un altro aspetto sempre importante da comunque monitorare e da tener conto quando si fa trading è quanto paghiamo in spread e commissioni. Tickmill su questo è uno dei broker che ha l'offerta migliore, potete verificarlo voi stessi da siti esterni come ad esempio MyFXBook, che ha una ottima sezione nel suo sito, dove potete andare a paragonare i vari competitor, i vari broker, e noterete come per la maggior parte del tempo Tickmill abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri broker. E qui chiudo comunque la mia presentazione sul broker, andando un po' a farvi vedere quelle che sono le commissioni applicate sul conto Pro, come dicevamo, di 4 euro run turn, quindi in apertura e chiusura pagate 4 euro su un lotto di euro dollaro, e sul conto VIP sono addirittura 2 euro, quindi in apertura e chiusura. Rispetto alla media degli altri broker, che più o meno ho visto applicano un 6 euro, si ha un risparmio rispettivamente con il conto Pro del 30% e con il conto VIP oltre il 60%. Allora, io ho finito la presentazione del broker, quindi vediamo, stoppo la mia condivisione e do il benvenuto a Salvatore. Ciao Salvatore, buonasera. Ciao Giuseppe, ciao a tutti gli utenti collegati. Perfetto, allora, in merito alla registrazione, sì, ci sarà Marcellino, quindi la registrazione è già adesso disponibile sul canale su Facebook, in realtà sulla pagina di Tickmill Italy, e poi sarà domani sul canale YouTube. Ok, Salvatore, se vuoi puoi condividere il monitor. Allora, ci provo. Ecco. Dimmi se è riuscito a vedere il mio monitor. Sì, vediamo la piattaforma con l'expert. Perfetto. Allora, mi presento innanzitutto per chi non mi conosce. Mi chiamo Salvatore Labriola e sono un trader indipendente. Sono un programmatore anche in MQL4. Realizzo, diciamo, le mie automazioni in maniera del tutto autonoma. Svolgo questa attività da oltre 20 anni. Non mi piace definirmi un professionista del settore, perché potrei peccare di presunzione, però posso dire che svolgo questa attività per professione, cioè nel senso faccio solo questo nella vita. Mi occupo di tutto quello che riguarda il trading in senso stretto, faccio assistenza ai miei clienti, distribuisco loro prodotti che utilizzo io per il mio trading quotidiano, e ritengo appunto che se un prodotto è lo strutturo per il mio trading possa servire anche a qualcun altro. Lo condivido, mi fa piacere poi condividere appunto quello che realizzo, proprio in virtù del fatto che magari possono venire fuori degli spunti operativi che a me a prima vista non escono fuori, quindi la condivisione per me è molto 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 importante. Detto questo, abbiamo poco tempo, in un'ora è molto complesso descrivere tutte le caratteristiche soprattutto di questo tipo di prodotto, cercherò di essere più sintetico possibile, però Giuseppe poi interrompimi se ci sono delle domande.
e sarò lieto di Sì, noi rispondere. abbiamo preparato, perché comunque questo è uno strumento che, come sapete, utilizzo anch'io. Abbiamo preparato comunque una sorta di roadmap per cercare di essere sì, sintetici, ma anche spiegare tutti quelle che sono le caratteristiche dell'expert. Quindi magari se vuoi far vedere la slide con i vari Eh sì. argomenti che andremo a trattare, così poi passiamo direttamente ai vari punti Molto, dell'expert sì. sulla piattaforma. Molto velocemente facciamo la carrellata di quello che vedremo stasera. Vedremo le logiche di entrata, appunto, come vengono piazzate i vari ordini, le modalità di entrata, la modalità standard della programmazione, ve la faccio vedere dopo, e il numero massimo delle posizioni apribili, la possibilità di attivare livelli di Non si vedono le attivazione. slide, però, eh? Non si vedono? Aspetta un secondo. Come mai? Vedi solo la piattaforma. Sì, la piattaforma con l'expert. Aspetta un secondo, non riesco a capire dov'è. Ah, ecco qua. Allora, nuova condivisione, prova adesso. Ok, adesso sì. Ah, ok. Dicevo, facciamo una rapida carrellata, quindi vedremo le logiche di entrata, le due modalità di entrata, la standard e la piramidazione, il numero massimo delle posizioni apribili, i livelli di attivazioni, di attivazione, la gestione del rischio, quindi con uno stop, come settare uno stop monetario in percentuale in base alla size o sulla scorta della volatilità, che dopo vi farò vedere. Vediamo anche la gestione della posizione in termini di che cosa? Del trailing stop, livelli di target, un pannello operativo dove appunto gestire queste nostre operazioni aperte, limitare anche l'operatività all'expert, quindi con un filtro orario e un pulsante standby qualora volessimo mettere appunto non in esecuzione l'expert. Vedremo il monitoraggio delle posizioni quindi con questo pannello per aprire le operazioni e un pannello di info dove ci darà come dire, le specificità delle operazioni aperte. Quindi da questo pannello potremo andare a gestire queste operazioni. Il margine in pip, vedremo il margine in PL, volatilità, il break-even point e la net exposition. Vedremo se riusciamo a fare in tempo anche possibili utilizzi operativi con la possibilità appunto di entrare in piramidazione oppure nella modalità standard. Procediamo con ordine perché le cose da dire sono davvero, davvero tanto. Come si presenta l'expert? L'expert è come tutti gli expert advisor, innanzitutto parliamo dell'installazione. Nel momento in cui vi verrà consegnato, voi non dovreste fare altro che andare nella vostra piattaforma, file, apri scheda data, MQL4 expert e lo andate a piazzare nella vostra cartella expert. Dopodiché andate sul vostro menu nel navigatore, fate un pulsante destro, aggiorna e ve lo troverete caricato. Io già l'ho caricato e l'ho messo addirittura tra i miei preferiti perché è uno di quegli expert che utilizzo spesso. Oppure potete semplicemente chiudere la piattaforma e riavviarla e così la troverete nel vostro menu. Una volta installato l'expert, lo trasciniamo sul grafico. Adesso già c'è l'expert installato su AeroDollar in questo esempio. Andiamo a vedere quelle che sono le variabili esterne. Le variabili esterne, molto velocemente, perché insomma abbiamo tanto da dire. Max spread, che cosa significa? Max spread significa che non aprirà l'operazione qualora in quel momento, quando deve piazzare l'ordine, abbiamo uno spread superiore a 10 pip. Questa è una variabile che potete impostare a vostro piacimento. Il margin break è un margine operativo, vi spiego un attimo il setup, scusate, vi spiego un attimo il setup che forse è più importante. Il setup con cui entra, diciamo, esegue le operazioni, che sono operazioni sempre di tipo pendenti, quindi sono sempre o delle buy stop o delle sell stop. Queste buy stop e queste sell stop vengono piazzate sulla base di un setup operativo, cioè ovvero la ricerca di uno swing. Lo swing da che cosa è creato? È creato semplicemente, molto banalmente, da una candela rialzista e una candela ribassista. Vi faccio un esempio. Ipotizziamo qui
candela rialzista, candela ribassista mi decreta un setup rialzista, quindi eventuali buy le piazzerò sopra questo swing. Una candela ribassista e una candela rialzista mi decreterà invece il setup ribassista e quindi sotto quel setup piazzerà l'eventuale sell stop. Sopra questo setup, diciamo, il setup rialzista, dicevo bene, piazzerà eventuali buy stop, più o meno un margin break. Il margin break lo andate a impostare nelle variabili esterne, che è questa variabile qui, margin break. Potete stabilire, nell'expert, potete stabilire la size con cui fare le operazioni. Allora io posso decidere di farle con size fissa, perché magari le voglio fare tutte quante da 0,10, da 0,01, quello che volete voi, e andate a impostare la soglia dei lotti qui. Qualora invece volete autocalcolare questi lotti sulla base di un rischio, e quindi parliamo del rischio punto specifico da settare ad ogni operazione, dobbiamo andare a impostare questa lot management da true e andiamo a stabilire che tipo di rischio vogliamo assumerci per ogni operazione aperta. Possiamo stabilire o un rischio sulla, diciamo, una percentuale sul balance, quindi vado a calcolare la size sul vostro balance impostando una percentuale, e una percentuale che la impostate qui. Io voglio rischiare, come in questo caso, per ogni trade voglio rischiare il 2% del mio balance. Oppure potete semplicemente, molto banalmente, impostare una soglia di perdita assoluta in soldoni. Quindi absolute money, lo impostate su absolute money e andate a dire risk money quando volete perdere per ogni trade. Ipotizziamo, vogliate perdere 50 euro per ogni operazione aperta. Lui a quel punto, sulla base, so quando voglio rischiare, so dove metto lo stop, mi vado a autocalcolare quelli che sono i lotti da tradare. Questo ve lo faccio vedere adesso poi con qualche esempio pratico. Questa è la cosa più importante di questa expert, dove qui dovete impostare la vostra strategia, se volete impostare la modalità pyramid oppure la modalità standard. Quindi questo parametro, se lo mettete a true, farà delle cose, quindi gestirà l'expert in modalità piramide. Se lo mettete a false, lo gestirà in maniera normale, e poi vi farò vedere concretamente che cosa significa. La distanza ATR che cosa significa? Significa che se voglio gestire in modalità piramide, io mi vado a autocalcolare la distanza tra le varie buy stop. Quindi voi non dovete fare null'altro che impostare questo parametro 2, 3, 4 volte l'ATR. Per volatilità io intendo l'ATR a 10 periodi, quindi vado a prendermi l'ATR a 10 periodi, moltiplico questa ATR a 10 periodi per le volte impostate dalla vostra distanza e lì piazzerò le buy stop. Ma adesso non vi preoccupate che vi faccio vedere degli esempi, così sarà molto molto pratico. La variabile stop loss, se lo mettete in negativo, come è impostato adesso, meno 1 significa meno una volta l'ATR, altrimenti potete mettere in negativo anche meno 5 volte l'ATR. Se invece impostate un valore positivo, io voglio che ogni operazione debba avere uno stop fisso di 50 pip, per esempio in questo caso. Potete impostare un parametro che è il margin BE, cioè che significa? Significa che una volta che l'operazione è entrata in esecuzione, qualora raggiunge una volta, due volte, tre volte, a seconda del parametro che impostate, l'ATR, mette automaticamente a break even la posizione. Questo parametro qua, ma factor ATR BE. Il BE, per BE che cosa intendo? Intendo il mio prezzo di entrata più un pip. Se lo lasciate a zero, vi metterà il parametro, diciamo così, il break-even point, il vostro break-even point è esattamente il punto d'ingresso. Se voglio guadagnarci qualche cosina, magari per recuperare il costo delle commissioni, ci metto un pip e per me il break-even point è il prezzo d'ingresso più un pip. Quando lo farà? Quando ho raggiunto due volte la TR. Un'altra cosa che ho aggiunto è la possibilità di mettere il trailing stop, quindi magari non voglio che mette il, non voglio far eseguire il break even point, magari questo mette un valore molto alto qui a 500 volte, così non verrà mai eseguito, ma qualora tocca due volte l'ATR parte un trailing stop. Che significa? Significa che ogni qualvolta io guadagno due volte l'ATR, lo stop loss verrà alzato di due volte appunto l'ATR, e questo serve per gestire le operazioni in trading. Attivasuoni non ve lo spiego nemmeno, è la possibilità di attivare diciamo, degli effetti sonori.
Questa è l'altra parte importante relativa all'orario di trading. L'orario di trading è dettato, appunto, potete, come dire, programmare l'expert advisor facendolo funzionare solo ed esclusivamente durante le fasi di mercato, diciamo di appunto, mercato aperto, magari scartate la notte, lo voglio far gestire solo dalle 7 alle 20, arrivato alle 20 la sera, l'expert advisor si metterà in stand-by. Non aprirà nuove operazioni, ma continuerà a gestire quelle in essere. Lasciamo la forza per ora. Sono stato molto veloce, scusate la velocità, però c'è davvero tanto da dire. Passiamo un attimo all'impostazione delle operazioni. Qui oggi mi sono divertito un po', ho aperto un po' di trading, di trade aperte, proprio per farvi spiegare, diciamo, per permettermi stasera stesso di spiegare le caratteristiche dell'Expert Advisor. Però adesso se vuoi, Giuseppe, possiamo aprire delle operazioni. Allora, sì, no, Salvatore, perché tu hai iniziato a spiegare le variabili, ovviamente dette così chi l'ascolta la prima volta magari può sembrare arabo, no? Perché sono comunque tante cose da tenere, di cui tenere conto. Allora, però, sulla logica di entrata, quindi restando sulla prima fase che è l'entrata a mercato, per capire come si entra a mercato. Sì. Praticamente questo expert, come hai detto tu, che cosa fa? Va a cercare degli swing che tu hai spiegato e quindi ci sono due modalità per prendere questi swing. Uno con quella standard, no? E Esatto. un altro con la piramidazione. Che lo Ok, mettiamo il caso che io volessi adesso fare tre operazioni rialziste in modalità standard, quindi non in piramidazione, su un grafico a 1 minuto di euro-dollaro. Cioè io lo apro adesso e dico, ok, l'expert... Allora, Facciamo faccio proprio la tre. procedura classica, quindi apro un grafico euro dollaro con il vostro template di riferimento, ci vado a piazzare l'export sopra, ho già preimpostato le mie variabili esterne, le facciamo in modo piramide o standard? Standard. Quindi questo lo dobbiamo mettere su false, modo piramide lo mettiamo su false e gli diamo l'ok. L'expert apparirà quando abbiamo dato l'ok, vi apparirà una scritta qui sopra e vi apparirà questo pannellino che potete poi spostarvi dove vi pare. Ho già fatto un'analisi su euro-dollaro, cioè secondo me è rialzista, quindi ho già fatto un'analisi a monte. Voglio aprire queste operazioni long. Che faccio? Devo stabilire quante operazioni aprire. Quindi c'è questo switch che vedete qui, non so se riuscite a vedere, qua c'è scritto 1. Questo switch vi permette di switchare fino a massimo 10 operazioni. Una volta arrivata a 10 ritorna da capo, no? A 1. Abbiamo detto Quindi il numero che massimo delle posizioni apribili sono è 10 10. long e 10 10 short. buy e 10 short. Sì. Voglio aprire queste 10 buy. Scusate, 3 buy. Imposto su 3. Clicco sul tasto buy qui. Mi fa la domandina: vuoi aprire 3 buy? Gli dico sì, come vedete sono apparsi questi tre pallini qua sotto, che sono le mie entrate che sono disposto a fare, cioè sostanzialmente sono pronto per fare tre buy. Adesso in questo momento non c'è il setup operativo, quindi non ha piazzato subito, diciamo, una prima buy. Facciamo il caso volessimo entrare Perché non short. l'ha piazzato? Perché ancora non si è creato uno swing rialzista, cioè non è Esatto. arrivata ancora una candela rossa in chiusura, che magari potrebbe essere questa, Che però potrebbe essere c'è questo. già una short, no? Perché c'è un'alternanza sul minimo. Quindi se io adesso volessi entrare short, lui mi dà Basterà sempre... semplicemente sempre impostare le canoniche tre entrate, clicco su sell, lui che fa? Mi piazza i tre pallini, qua sotto in basso vedete i tre pallini, e chiaramente siccome c'è già la presenza di uno swing, che è questo, candela ribassista, candela rialzista, ha piazzato una prima entrata short qui, una prima sell stop, non è ancora entrata, pronta per entrare qui. In questa modalità standard, questa sell si sposterà in maniera dinamica, cioè qualora crea un nuovo setup ribassista, sia migliorativo che peggiorativo, lui cercherà di spostare questa sell stop. Quindi facciamo il caso specifico. Adesso andrà anche la buy stop perché ha creato il setup rialzista. Quindi candela rialzista, candela ribassista, setup buy. E siccome avevo predisposto i miei tre pallini buy, ha creato il setup e quindi il mio primo ingresso, come vedete, è qui sopra. Quindi questo expert non entra mai a mercato. Questo E proprio qui per aspetta che ti devo interrompere, perché tu prima hai spiegato il margin break,
Però quello 0,2, quindi lui lo va a piazzare sul massimo della candela rossa, cioè riporta un attimo la variabile. La variabile esterna è questo 0,2, margin break. Però se io tipo voglio mettere un ordine sopra quel massimo a 5 pip di distanza, basta che scrivo 5 lì. Eh sì, bisogna poi sì, preimpostarlo prima, poi a seconda dello strumento, a seconda del time frame che utilizzate, è chiaro che se utilizzate su un H1 02 forse di margin break è un po' poco, così come magari se lo utilizzate su strumenti dove insomma c'è più volatilità, forse il margin break andrebbe adeguato, ma questo fa parte della taratura poi del sistema. In genere io non uso dei margin break molto, molto corti, perché già il calcolo dello swing già prevede appunto questa rottura, io voglio entrare subito, appena mi rompe questo minimo, con uno 0,2, soprattutto adesso su un minuto, voglio già essere diciamo, operativo, no? In esecuzione. Una volta che entra l'operazione, adesso magari lo possiamo pure forzare, però una volta che entra la prima operazione, sparirà il primo pallino. E quindi vi troverete con i due pallini residui da entrare. Una volta che ha esaurito questi tre pallini, diciamo, ha fatto tutte e tre le entrate, l'expert ha finito di lavorare. Cioè non finisce. Ecco, vedete, adesso ha creato un altro setup qui, ribassista, aveva una sell stop, è un setup migliorativo e ha alzato quella sell stop, come vedete. C'ho sempre i tre pallini perché ancora non sono entrata, ha alzato la sell stop a uno swing migliore. Quindi questo insegue, tra virgolette, il prezzo. Chiaro fino a qua? Ci Sì, sono domande? no, è abbastanza chiaro il discorso appunto della modalità standard. Allora adesso facciamo vedere magari quella piramide. La modalità piramide, adesso guardate, poi anche come praticità nell'utilizzo appunto dell'export. Io adesso ho queste due pendenti, ho questo, diciamo, questi tre pallini. Basterà semplicemente cliccare sul tasto buy, automaticamente le buy stop vengono cancellate. Mi rifarò la domanda, gli dico no. Stessa cosa per l'esempio, gli dico no. E quindi mi ha cancellato adesso sia le buy stop che le sell stop. Per piazzare la modalità pyramid, devo impostare la variabile esterna messa true, qui in questo caso, e andiamo a vedere. Piazziamo per esempio l'esempio. Che farà l'expert? Io voglio piazzare 3, ma facciamone di più. Io ne voglio piazzare 6. Voglio piazzare 6 pallini. Eccoli qua. Che fa la modalità piramide? Come vedete, è abbastanza chiara, è evidente la differenza. La differenza è che nella modalità piramide piazzo le mie sell stop adesso, in questo momento, sulla base della volatilità che io ho calcolato due volte l'ATR, una volta l'ATR a seconda della variabile esterna che ho impostato, che è questa distanza ATR, quindi due volte l'ATR, mi sono calcolato la distanza e mi sono messo le mie sell stop con uguale distanza. Qual è la differenza sostanziale tra la modalità piramide e la modalità standard? Che le sell stop adesso non vengono più modificate. Questo è molto utile nel momento in cui voi riscontrate un supporto importante, una resistenza importante, quindi volete entrare alla rottura di questo supporto, alla rottura di questa resistenza, oppure volete fare, avete, diciamo, siete entrati in una, diciamo, in un'onda rialzista, ribassista, e pensate che quest'onda rialzista, ribassista duri per un bel po' di tempo, potete cavalcarvi tutta quest'onda semplicemente lasciando l'expert così. Avete piazzato adesso queste sell stop, adesso è ai fini didattici, chiaramente non è assolutamente un supporto importante, però voglio dire, da questo momento queste sell stop non si muoveranno più. L'altra particolarità è che lo differenzia molto dalla gestione in modalità standard, è la particolarità nella gestione dello stop loss. Io ho fatto in modo che nel momento in cui entra la seconda sell stop, quindi mi entra questa prima sell stop, l'expert non fa ancora nulla. Quando mi entra questa seconda sell stop, cerca l'expert, cerca e ci riesce chiaramente di mettere a break even la precedente. Questo ci permette di avere il rischio diciamo, di lasciare la nostra componente di rischio sempre e solo su un'operazione. Le altre non sono ancora entrate, no? Quindi che succede? Entra la prima, non faccio nulla, lo stop loss l'ho autocalcolato e l'ho settato qui sopra, poi andiamo a vedere anche come lo setta questo stop loss. E non fa nulla con la prima entrata. La seconda entrata, nel momento in cui entra la seconda, sulla prima la metto a break even.
in modo tale se mi dovesse tornare indietro il mercato, mi sono sbagliato, io ce ne avrò solo sempre una da gestire. Non ce ne avrò parecchie, non ce ne avrò due, tre, quattro, cinque, perché se mi ho sbagliato la tendenza, ho sbagliato la mia analisi, almeno ne perderò solo su una e non su tutte quante. Qualora invece io ho, diciamo così, indovinato la mia tendenza, quindi il mercato dovesse andare nella mia direzione auspicata, la cosa importante è che magari non ci devono essere dei ritracciamenti molto importanti, perché altrimenti il rischio che corro è che esco a break even, ma poco male, perché se esco a break even, diciamo così, non ci ho guadagnato nulla, ma non ci ho nemmeno perso nulla. È chiaro che poi tutto questo va tarato sulla base del time frame, sulla base appunto dello strumento. Adesso stiamo facendo didattica, stiamo lavorando su un minuto, la distanza tra una set stop e un'altra è di 2 pip e 50, è praticamente... Dipende dal time frame comunque la distanza. Dipende sì, dal time frame e anche da questa componente qui. Cioè io metto qui 4 volte l'ATR, faccio un esempio, ve lo rifaccio, no? Ho cancellato, vediamo un po' se mi setta, adesso deve confermare un attimo lo swing, perché adesso non c'è lo swing, a chiusura di questa, ecco, vediamo un po', fra tanto mancano 7 secondi, io ho predisposto 5-6 stop, dovrebbe piazzare 5-6 stop con una distanza di 4 volte l'ATR, eccole qua, e come vedete la distanza adesso è aumentata, 5 pip l'una, quindi quando entra questa qui, metterà break even questa. Per break even che intendo il mio prezzo di ingresso più o meno, cioè più o meno, in questo caso meno un pip, quindi mi metterà lo stop loss qui sotto. Perché? Perché ho mostrato come margin, dov'è? Eccolo qua, margine BE, un pip. Cioè quindi quando entra la seconda, se il stop... Sì. Lui va a piazzare il break even, cioè che il break even magari è lo stop a pari, no? Quindi va a proteggere la prima, ma la mette a una distanza di un pip, perché io lì ho scritto un pip. Esatto, okay. Esatto. Adesso per esempio, guardate, è entrata una e ha fatto sparire il pallino, quindi ho ancora altre due, uno, due, tre, quattro entrate da fare, perché in effetti ho ancora quattro pendenti da gestire. Ok. Mentre in modalità standard lui se le fa una alla volta. In modalità standard segue sempre, io devo fare sempre le mie 5 entrate che ho predisposto, però le farà una alla volta inseguendo il prezzo. E questo è, diciamo, è un altro tipo di approccio molto 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 utile, perché, ripeto, con l'entrata, con il setup diciamo riscontrato, quindi con l'entrata buy stop e sell stop, potrei essermi sbagliato, magari mi ha salvato tante volte questo tipo di gestione, perché magari io avevo un'idea long, mi ero messo long, ho fatto delle buy stop, ma non me ne è entrata nemmeno una. Quindi il mercato è venuto giù e sostanzialmente io non sono proprio entrato. Chiaramente poi se viene giù... Salvatore, rispondiamo a una domanda di Pietro, che dice cosa devo fare per entrare long dai minimi e non dalla rottura dei massimi. Allora... Facciamo un esempio della discesa che ha fatto euro-dollaro adesso da 1,2165 fino a area 1,2135 e operiamo in modalità standard. Allora, quindi facciamo il caso che noi andiamo a suddividere la nostra operatività in 5 trade. Se la facciamo in modalità standard sarà lo stesso expert che andrà a cercare lo swing migliore, perché ovviamente se il prezzo continua a scendere farà altri swing, magari appunto... Vediamo prendi una discesa. Vediamo questa discesa qui. Okay. Ipotizziamo che io qui ho deciso di andare long. Ecco, qui, in questo momento, qui ho deciso di andare long. Lui che farà? Piazzerà una buy stop nella modalità standard, piazzerà una buy stop qui. Poi questo prezzo scende, ogni qualvolta mi crea uno swing migliorativo, prende questa buy stop e me la porta giù. Qui sotto tutta questa discesa, la buy stop era qui sopra, non me la prende, perché aspetta uno swing di nuovo, candela rialzista, candela ribassista. Qui l'avrebbe piazzata qui, qui probabilmente una buy sarebbe entrata qui, molto probabilmente una buy sarebbe entrata qui, e altre buy qui sotto. Quindi io in una tendenza short
mi sono tra virgolette salvato. Certo è che se il mercato dovesse fare una discesa molto profonda, è forse probabilmente è il caso che devo rivedere la mia dinamica long. Probabilmente il mercato non è long, ma è short. E questo tipo di gestione mi aiuta perché delle mie 5 entrate forse me ne saranno entrate 2, forse me ne saranno entrate 3, poi a seconda del time frame, è chiaro. Adesso su M1 è molto probabile lo swing, è molto veloce lo swing, ma ripeto, questo è ai fini didattici, poi sono 15 minuti, per creare uno swing avete bisogno di mezz'ora. Non lo so, faccio un esempio. Vediamo un po' se riusciamo a prendere un esempio un po' più profondo. Ecco, ipotizziamo che io qua mi voglio mettere long qui, avrebbe pensato una buy stop qui, l'altra non sarebbe entrata, la prima buy stop me l'avrebbe fatta qui sotto, dopo che se ne è venuto giù di 50 pip, quindi questi 50 pip me le avrebbe fatto risparmiare. Per me questo già rappresenta un grosso guadagno, il fatto di non averli persi. Poi è chiaro, se il mercato se ne viene giù la discesa è molto accentuata e probabilmente dovrei rivedere la mia dinamica rialzista, probabilmente dovrei cambiare e ipotizzare per uno scenario short. Però questo colgo la palla al balzo, Giuseppe, pure per far vedere i livelli di attivazione, perché Esatto, che era il prossimo argomento che è interessante a livello di andiamo attivazione. sempre su andiamo sempre sul grafico un minuto, perché se no allora un altro tipo di approccio, diciamo di come si utilizza, le possibilità che dà dall'expert advisor, è la possibilità di impostare dei livelli di attivazione. I livelli di attivazione ne possiamo impostare due, uno verso l'alto e uno verso il basso. Ipotizziamo che io sono interessato, faccio un esempio, a entrare Io però prima di long. Pietro, cioè io, Pietro dice io voglio entrare sui minimi, come faccio? Cioè sui minimi adesso a 21,35, lui ha fatto un'analisi e vuole entrare a 21,35 Ok, con l'anticrip, facciamo un po' di pulizia perché senza stare davanti al monitor, quindi aspettare. l'expert è stato concepito proprio per questo tipo di utilizzo e si presta a parecchie operatività. Una di queste operatività è proprio questa: io non posso stare vicino al monitor, non voglio aspettare vicino al monitor che si verifichi il mio evento, però lo posso programmare prima. Ipotizziamo che vogliamo comprare in area 1,21 e 38. Prima di 1,21 e 38 non voglio fare nulla. Che faccio? Attivo un livello di attivazione, quindi clicco sul livello di attivazione, mi chiede: vuoi creare un livello di attivazione superiore al prezzo? No, perché sta avendo 1,52, io lo voglio creare inferiore. Quindi gli dico no. Vuoi creare un livello di attivazione inferiore? Sì. Lui il primo livello lo crea qui giù, vedete, ha creato una linea qua sotto, 1,21 e 13. Questa linea è una linea operativa, vedete, la sposto dove voglio. 1,21, avevamo detto 1,21 e 38. Come vedete, l'expert si è messo in modalità standby, c'è una manina qui, il tasto standby si è attivato perché ha riscontrato un livello di attivazione. L'utente, Pietro si chiama, voleva entrare long. Che faccio? Mi predispongo le mie tre buy. L'expert non farà assolutamente nulla fino a quando non tocca quella linea. Nel momento in cui tocca quella linea, è come se in quel momento Pietro era davanti al PC e aveva impostato quelle tre buy in quel momento. Io lo posso fare già da adesso questa operazione, perché basta che metto un livello di attivazione inferiore a 1,2138, gli ho già impostati i pallini, al tocco di questa linea sparirà lo standby e si troveranno i pallini. Da quel punto in poi cercherò i setup. Setup sempre sulla base di quello che avevamo scritto qui. Avevamo messo modo pyramid false, quindi questa è la modalità standard. Se avessimo messo modalità pyramid true, lì avrebbe piazzato le tre buy stop. Ok, e segue Questa sempre la logica degli swing, cioè non è che piazza una buy così, magari una limit che poi crolla, No, ma no, no, non sono, quello. no. Questo è il grosso vantaggio, che non piazza una buy limit, perché questa è, diciamo, una delle regole auree del trading: mai prendere un coltello che sta scendendo giù con delle buy limit che poi rimango appeso. Addirittura ci sono altri sistemi, cioè io posso fare un'analisi su un time frame superiore, switchare su un time frame minore per fare un'entrata sempre buy stop e quindi diciamo cercare come dire, di prendere il mercato nel momento giusto, cioè non quando sta scendendo, ma quando magari sta rimbalzando. Poi magari ci può stare pure che una buy ci viene pizzicata, però questo è il modo corretto di Pietro intervenire. intendeva l'ordine limit che però appunto qui viene escluso, però viene fatto in una sorta di trade di virtuale in modo tale che se tu lo metti su un minuto
devi avere solo la pazienza di aspettare uno swing, un'alternanza che la farà sicuramente su quel prezzo. Quindi corri, sicuramente puoi correre il rischio magari di fare una piccola entrata peggiorativa, ma se ti va bene il prezzo crolla, tu hai evitato comunque di avere lì una limit. Quindi fai sfogare il prezzo, lui fa un'alternanza semplicemente di una barra ribassista con una rialzista e ti piazza subito la buy stop. Quindi hai buone possibilità di entrare molto meglio rispetto magari all'ordine limit. Che ovviamente non avrebbe senso avere un ordine, un expert, se ti mette una limit, te li fai tu gli ordini e li inserisci tranquillamente dalla piattaforma. Qui invece è proprio la logica di voler un po' inseguire, tra virgolette, il prezzo, quindi quell'alternanza degli swing. Ok, Okay. Salvatore, io direi ci sono No, volevo solo tante aggiungere una domande. cosa. Scusami, Giuseppe, volevo solo aggiungere una cosa. È chiaro che possiamo attivare la linea di attivazione sia nella parte inferiore sia nella parte superiore. Faccio un esempio molto pratico, molto, molto operativo. Io su Eurodollaro sono long. Adesso il mercato è laterale. Che posso fare? Posso creare una linea di attivazione superiore. La linea di attivazione superiore già ce l'ho. Ecco qua. Io ho bloccato il mio mercato, io sono disposto a fare tre entrate buy, o se ne viene giù e quindi comprerò qui, oppure mi brecca quella che potrebbe essere per me una resistenza, da quel momento in poi inizio a cercare di setup. Quindi ho una visione rialzista sul mercato, però adesso ritengo che sia in laterale, per ora non fare nulla. Come vedete ho bloccato il mio mercato creando semplicemente due livelli di attivazione. Non so dove deve andare il mercato, secondo me. La rottura di questa resistenza andrà long, la rottura di questo supporto andrà short. Piazzo 3 buy e 3 sell. Gli vado a dire qui. E spieghiamo anche un attimo il tasto. Se tocca questa linea, farò solo le long. Se tocco questa linea, farà solo le short. E quindi ho congestionato il mio, ho ritenuto che adesso il mercato si trovi in trading range. Con queste opzioni voi potete, tra virgolette, fare qualunque tipo di operatività. Chiaramente poi un po' di praticità, chiaramente vi darò la versione in demo, quindi in demo potete fare tutte le vostre prove. Istruzioni, quindi sia demo che real Sì, assolutamente, ci vuole un senza po' di critiche, pratica. perché è un expert molto professionale, quindi dovete un po' ovviamente farci tante prove prima di metterlo in real. Ok, vai, continua. Bene, c'era questo vabbè, tasto di stand-by molto banale, questo al di là del No, quella adesso. priorità, finisci il livello di attivazione, priorità direzione. Priorità direzione che potete impostare sia sulla linea di attivazione sia sul tasto direzione qui, la si utilizza nel momento in cui voi avete sia i pallini long sia i pallini short, come in questo caso. Possiamo dire, adesso togliamo una linea per farlo un po' più semplice. Ecco qua, possiamo dire qui, togliamo pure il tasto oco, possiamo dirgli qui, voglio la priorità alle buy. Che significa? Significa che dei miei tre pallini buy e tre pallini sell, voglio prima che mi faccia prima che deve entrare la buy e poi mi cerchi i setup ribassisti. Quindi non mi cercare il setup ribassisti fino a quando non mi è entrata la prima buy, perché voglio dare la priorità alle buy. Stessa cosa per la priorità alle sell, oppure lo lasciate disabilitato e lui cercherà i setup in ordine cronologico così come arrivano. Quindi arriverà il setup rialzista, farà la buy, arriverà il setup ribassista, farà la sell. Con questo tasto voi potete dirgli, guarda, di questi pallini long e short, la sell me la fai solo dopo che è entrata la prima buy. Altrimenti non mi cercare setup ribassisti. Questo è il tasto priorità. Stessa cosa la potete fare, cancelliamo questa linea, la potete fare dal tasto direzione qui, perché magari state lavorando senza diciamo, il livello di attivazione, cliccando sul tasto direzione, che di default è giallo, giallo significa che sono abilitato long e short, potete dire, vuoi fare la prima entrata long? Se io gli dico sì, come vedete qui il tasto si illumina di verde e ti dice che la prima entrata la farà long. Di questi tre pallini, la prima entrata la farà long, gli short non li penserà fino a quando non è entrata la prima long. Dopo inizierà a lavorare normalmente.
le domande poi sono: vuoi la prima entrata long? No. Vuoi la prima entrata short? No. Vuoi impostare la priorità alle buy? Esattamente quello che ho fatto vedere prima sulla linea. Il tasto si illuminerà così, di verde, e vi apparirà la scritta priorità buy. Se lo volete disabilitare, dite no a tutte le domande. La differenza c'è tra priorità buy e prima buy? La differenza è che nella prima buy la gestione, diciamo, della priorità la demando alla prima entrata, poi le fa regolarmente. Invece la priorità buy, quando voi impostate la priorità buy, la farà sempre così, cioè entrerà prima e sempre una buy e poi eventualmente una sell. Questo si usa nel momento in cui voi avete sempre, come al solito, una dinamica rialzista sul mercato, però vi volete coprire in qualche modo e quindi gli state dicendo: io sono più disposto a fare delle buy che non delle sell, capisci? Chi vuole fare una sorta di hedging in una grida, sì. Ok, questa è la modalità. Ok, allora procediamo sempre con ordine. Salvatore, tu prima hai parlato delle variabili esterne, già hai fatto vedere un po' l'impostazione del rischio, però mettiamo il caso che io voglio allora fare una gestione con uno stop monetario, quindi l'expert ha di per sé questo stop monetario, stop in percentuale, lo stop standard, quindi è con la size, e poi lo stop di volatilità. Mettiamo il caso che io voglio fare un'entrata con 50 euro di rischio in soldoni, come si fa? Allora, quindi se voglio stabilire quanto è la mia perdita, sia in percentuale sia in soldoni, devo attivare questa variabile esterna, lot management, la devo mettere a true. Una volta che ho messo questa true, allora non vedrò più i lotti fissi, perché i lotti verranno autocalcolati sulla base appunto di questo rischio. Il rischio è detto che vuoi perdere in soldoni 50 euro. Impostiamo risk money a 50 e lo lasciamo così. Diamogli il true, scusami, damogli l'ok. Impostiamo una buy. Infatti adesso di 008. Se vedete, questo pannello purtroppo dovete spostare, se vedete la buy stop l'ha calcolata 008. Cioè, se le auto calcolate, chiaramente con gli arrotondamenti del caso, perché oltre il secondo decimale non posso andare perché il micro lotto è 001, non verrà mai preciso al millesimo, però sostanzialmente questa buy stop, nel momento in cui dovesse entrare, ha lo stop loss qui sotto, vediamo un po' qual è la 222, quindi è questa. Se vedete, ve lo faccio vedere qua, eccola qua. Lui ha impostato lo stop loss qui, che rappresentano circa 50 euro. Quindi lo stop è calcolato, cioè, scusate, lo stop, la size è calcolata per farvi perdere 50 euro per ogni trade. E questa è una cosa che potete impostare sia in termini assoluti per ogni trade, oppure potete impostare una percentuale del vostro balance. Ho 10.000 euro sul conto, voglio perdere il 2% significa 200 euro a trade, e lui va a calcolare la size in funzione della percentuale di rischio. E dello stop loss, ovviamente, che in quel caso è messo meno 1, che è la volatilità, è una volta la trade. E adesso parliamo dello stop loss. Dove va a piazzare lo stop loss? Lo stop loss lo vado a piazzare, a seconda di come l'ho impostato qui. Innanzitutto, qui abbiamo detto che la variabile che dobbiamo vedere è questa stop loss. Se è negativa, allora se la autocalcola lui sulla base della volatilità. La volatilità per me è un ATR a 10 periodi, cerco di prendere il picco di volatilità. Questo picco di volatilità, quindi il valore che ne esce fuori, lo vado a sommare o a sottrarre nel caso di una buy al minor minimo del giorno di oggi o il giorno di ieri. Quindi su candela daily, vado a vedere, vi faccio vedere solo dov'è, giusto per finalità didattiche. Questa è la candela di oggi, questa è la candela di ieri, il minor minimo di questi due è questo, lo vado a mettere tot pip sotto questo minimo. Quanti pip? Basati dalla volatilità. Allora, se io so dove mettere lo stop loss, quindi in questo caso è abbastanza largo, se io so dove mettere lo stop loss, so anche con che size devo entrare. Perché? Perché ho attivato lot management true. Se questa lot management l'ho impostata a false, non mi interessa quanto perderò,
Cioè, in questo caso, il risk money e risk in percentuale non funzionano più. No, 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 se mettete lot management false vuol dire che queste variabili non le vedete più. Perché? Perché volete impostare dei lotti fissi voi. Quindi volete impostare dei lotti che voi stessi stabilite. Quindi se ho impostato false e metto voglio entrare da 0,50 e voglio avere uno stop loss o a meno 1 oppure a 50 pip di distanza, allora in quel caso, ritorniamo un attimo su un minuto. Chiaramente questo passaggio lo faccio adesso in maniera didattica, però non si cambia time frame con l'expert in essere, cioè in esecuzione. Piazziamo una buy o due buy, quello che sono, e vi faccio vedere che ha piazzato la buy stop da 0,50. E lo stop loss che ha messo, aspettate un attimo. Quindi lo calcoli sempre dal minimo. Sì, sempre dal minimo. Lo Ok. stop loss è 50, adesso, come l'avete impostato, come è stato impostato, è 50 pip sotto quel minimo. Ok. Quindi il minimo, lo stop, cioè, diciamo, poi ripeto, questo è solo lo stop iniziale, però è chiaro che l'expert viene gestito sia in maniera discrezionale, sia in maniera automatizzata. Esempio. Io ho messo lo stop loss pure lontanissimo, però ho messo che qualora raggiunge due volte l'ATR, mi mette a break even l'ordine. Quindi quello stop loss iniziale immediatamente è impostato a pareggio, come in questo caso. Oppure alzo questa variabile, la metto molto alta, ma appena raggiungi due volte l'ATR, mi attivi il trailing stop. E il trailing stop, il primo passaggio è proprio mettere a break even. E poi di due volte in due volte l'ATR, a seconda del valore che esce, 6 pip, 10 pip, 12 pip, ogni volta che guadagna 12 pip, mi alzerà lo stop di 12 pip. Non solo, e poi mi dai la palla al balzo per passare al Sì, pannello. l'evoluzione della posizione abbiamo visto già il training stop, quindi sì, passa con il pannellino nella gestione della posizione. Queste sono variabili, in queste preimpostate sono sempre in esecuzione. Quindi occhio a questa cosa perché se ve la dimenticate, sappiate che questo parametro viene sempre letto. Quindi sia il fattore ATRBE sia il fattore ATR3 viene sempre letto. Questo perché ve lo dico? Perché voi potete poi, chiaramente una volta che siete entrati al mercato, potete gestire le posizioni semplicemente cliccando il tasto Info Posizioni. E qui andiamo al pannello. Come vedete, che succede quando clicco Info Posizioni? Mi si apre questo pannellino. Il menu dell'operatività si sposta qui, sempre per farlo visibile, e qui abbiamo parecchie possibilità di gestire l'operazione. Ora adesso abbiamo una sell a mercato, abbiamo una sell da 0,10, l'open price è a 1,21,512, stiamo guadagnando perdendo, in questo caso stiamo perdendo, ecco adesso è entrata un'altra, ed è entrata la buy stop che avevo piazzato prima, questa da 0,50. Stiamo perdendo 2,05 euro qui e 3,65 euro. Abbiamo per ogni ordine, questo è per ogni ordine, uno stop loss impostato a 1,21735, in questo caso 1,22268. Take profit non ne abbiamo impostati. Possiamo chiudere l'operazione. Possiamo settare noi manualmente cliccando il tasto BE. Chiaramente adesso non sono in guadagno e quindi non la metterà BE. Possiamo noi manualmente impostare un trailing stop. Cioè, guardate quante operatività, quante possibilità ci sono. Quindi posso impostare, vedete, un trailing stop. Quindi adesso non lo imposto, cioè non parte perché sto perdendo. Ma possiamo qui su questa operazione voglio impostare un break even point. Quindi che cosa ha fatto? Siccome stavo perdendo, voglio chiudere l'operazione chiudendola con il take profit a 1,21543. Perché il nostro prezzo d'ingresso era 1,21533. Il nostro take profit l'ha impostato a 1,21543, che sarebbe un pip, sempre quel margin BE. Io ci voglio guadagnare almeno un pip. Quindi, che ha fatto? Siccome stavo perdendo, per chiudere la break even point con l'operazione, ho dovuto impostare un take profit perché sono più in basso dello stop loss. Se ci fosse stata un'operazione in guadagno, avrebbe invece switchato
scusate, avrebbe spostato con stop loss. E con questo Salvatore risponde un po' alla domanda di Alessandro che chiedeva se ci sono, se c'è la possibilità di inserire il take profit. In questo caso con il BE tu puoi metterlo ad esempio 10-15 pips e lui quando poi andrà a 10-15 pips di guadagno si mette a BE, quindi è una sorta di take profit che se continua poi a salire il prezzo tu comunque puoi guadagnare anche di più rispetto a quel take profit. Assolutamente sì, adesso vediamo un po' se c'ho qualche che c'era. Fammi vedere, ecco, vediamo un po' Euro Yen, per esempio. Ecco, Euro Yen. Vedete, queste sono aperte da prima. Automaticamente questa va impostata a break even point perché ha raggiunto due volte l'ATR e automaticamente, ma lo posso anche disattivare il break even point. Quindi, se lo disattivo però, che succede? Mi devo ricordare che qui è impostato due volte l'ATR, quindi lui che fa? Lo disattiva, ma lo riattiva lui. Quindi devo cambiare poi questo parametro. Ecco perché vi ho detto questo parametro è molto importante programmarlo da prima. Dal break-even point posso switchare al trailing stop. Guarda, sto guadagnando 17,80 euro dal break-even point, quindi significa solo mettere l'operazione a break-even, attivami un trailing stop. Questa operazione qui viene alzata lo stop loss è stato aumentato e man mano che crescerà mi aumenterà diciamo così, mi porterà più guadagno. Se poi ritorno indietro e mi sbatte pure a 1, 125 e 762, posso disattivare di nuovo il trailing stop. Chiaramente adesso c'è poco flusso. Posso riattivare il break-even point, ma lo riattiverà da solo il tempo che regge la posizione. Oppure posso fare una cosa molto semplice, posso impostargli un take profit. Faccio un esempio, sta a 125, io l'ho comprato a 125,62, voglio uscire a 128, glielo scrivo io e l'ho impostato a 128, aspettate che arrivi Risolve qui. il break-even che dicevamo prima, cioè se voglio un take, diciamo, Assolutamente sì, più rigido. questo lo potete fare sulla singola operazione come vi ho fatto vedere adesso. Per esempio, questa la voglio chiudere a 128, questa la voglio chiudere a 135, cose allucinanti. Gli do l'invio e lui mi ha modificato il take profit di questa operazione. Ma posso anche decidere un'altra cosa. Secondo me, arriverà a 125,94. Info posizioni, posso decidere di chiudere tutte le buy a quel livello. Qui, vedete questi due tasti? B e S, qui gestisco le buy e qui gestisco le sell. Quindi a 125, dico per dire, gli do l'invio. Di Vedete che si è illuminato di 126 verde? Le buy verranno chiuse tutte quante a 125. volevi dire perché adesso è 125,85. Allora, scusate, 126. Beh, lo puoi utilizzare anche in senso contrario perché questa è Ok. un'altra cosa importante. Io adesso ho impostato 125, significa che se torno indietro a 125, una sorta di stop loss, mi chiuderà tutte le buy. Quindi non leggo il Questo è uno prezzo. stop globale o un profit globale su tutte le posizioni che hai. Esatto, su base prezzo. Voglio disattivarlo, clicco sul tasto buy. Ho disattivato sta cosa. Tasto chiudi tutto, non ve lo dico nemmeno, cliccate sul tasto, vi farà sempre la domandina, chiude tutti gli ordini. Voglio impostare, sto guadagnando, quanto sto guadagnando, profitto globale, questo solo su Euro Yen, 26 euro. Sentite, siamo arrivati alle 7 e mezza, alle 6, 8, alle 6, se dovessi guadagnare 50 euro, chiudimi tutto. Qui abbiamo impostato un chiudi tutto su base Però la prezzo. domanda che ti faccio è che lì con le buy e le sell, con quei pulsanti deve essere sempre lo stesso strumento, perché il prezzo deve essere, cioè comunque io se scrivo 130 perché mi riferisco a euro yen, però Sì, se no... in questo stiamo parlando di info posizioni di euro yen. Questo stiamo, diciamo, il pannellino vede, diciamo, per la gestione degli ordini solo i suoi ordini, cioè quelli aperti da se stesso, dall'expert. Se abbiamo un euro yen che abbiamo aperto a M15 e devo aprire il pannellino a M15. Ok, quindi Questo ogni time frame ha il suo pannellino, ogni ogni time sequenza. frame ha il suo pannellino, ha le sue, diciamo, specificità. Mi dice anche che margine ho, questo è un conto demo, mi dice anche che margine ho in questa, diciamo, su queste posizioni perché mi bruci il conto. Ho 28.000 pip di margine con questa esposizione perché mi bruci il conto. Chiaramente questo solo su Euro Yen.
E poi cosa sono quelle percentuali che vedo? 10.9, su che cosa sono basate? Quest'altra quest'altro tasto qui invece è la possibilità di chiudere l'operazione al raggiungimento di tot volte la volatilità annua. Cioè noi siamo adesso su questa operazione, faccio un esempio, innanzitutto voglio dire questa cosa, che le posizioni vengono divise tra non gestite e gestite. Non gestite vuol dire che non abbiamo fatto nulla, cioè non abbiamo settato un break even, un trailing stop, non abbiamo diciamo gestita questa operazione e la metto qui sopra. Quelle che sono in basso, che vengono switchate poi in basso, vuol dire che ci abbiamo fatto qualche cosa, abbiamo attivato un break even point, abbiamo settato un take profit e la vengo a separare la vostra operatività, cioè diciamo le operazioni aperte in questo modo. Per venire alla tua domanda, prendiamo tra le posizioni gestite questa che sta guadagnando 18,51 euro, cioè sta guadagnando l'11% della volatilità della volatilità annua. Posso anche dirgli, nel momento in cui io, chiaramente questi sono a fini didattici, però su time frame più lunghi, 15 minuti H1, posso avere dei guadagni abbastanza sostanziosi, ve lo auguro. Nel momento in cui ci rendiamo conto che stiamo guadagnando il 30%, il 40%, il 100% della volatilità annua, forse è il caso di portare a casa l'operazione. E questo glielo posso impostare prima che questo avvenga. Adesso stiamo guadagnando il 10% della volatilità annua. Voglio uscire nel momento in cui raggiungo il 50%. Gli scrivo, è un campo editabile, gli scrivo 50, il tasto si è illuminato di verde, abbiamo la scritta qui 50, questo significa che nel momento in cui io guadagnerò il 50% della volatilità annua, quell'operazione esce. Ok. Chiaro fino a qua? Sì. Per proseguire ho impostato anche, avete qui sotto in basso, un break even point. E dov'è il vostro break even point? Di tutti gli ordini che avete, il break even point è a 125.769. Se volete, cliccando sul tasto break even point, vedete, vi appare una linea gialla, non so se la riuscite a vedere, dov'è il vostro break even point, anche a monitor la potete vedere, cioè nel senso a grafico, no? Il vostro break even point è qui. Se poi invece la volete proprio fare dispositiva, basterà cliccare sul tasto, vuoi settare, scusate, sul tasto dove c'è scritto il numero appunto del break even point, vuoi settare gli stop a 125.769, e una volta che gli ho detto sì, come vedete, vi ha impostato tutti gli stop al break even point complessivo, non della singola operazione, complessivo. L'ultimo campo qui sotto rappresenta la net exposition. Chiaramente utilizzandolo su più grafici, utilizzandolo su più time frame, questo è l'unico parametro che invece ho ritenuto opportuno metterlo non solo dello strumento stesso, ma di tutta la piattaforma, di tutto il terminale. Questa net exposition vi dice, in sostanza, tra i vari cross che avete comprato, che avete venduto, che esposizione ci avete. In questo momento io sono long di AUD 0,20, sono short di 0,75 dollari, ho long 0,80 euro, short 0,40 yen e così via. So che sta per uscire una notizia sul dollaro, su AUD, questo campo, questa informazione mi potrebbe essere utile, perché mi dice a colpo d'occhio, questo a prescindere, questo vede sia le operazioni manuali, sia le operazioni diciamo di tutta la piattaforma, è uno strumento diciamo in più, utile per fare le vostre analisi. So che sta uscendo una notizia sul dollaro, mi vado a vedere come sono esposto sul dollaro, magari mi vado a coprire, mi vado a bilanciare, insomma vado a gestire le posizioni. Chiaro fino a qua? Sì, ci sono domande? Sì, ce ne sono diverse, ma le lasciamo per la fine, così adesso finiamo un po' tutto il discorso che avevamo in mente. Continuando sempre con la gestione della posizione, vedo che c'è un altro, bottone livello target. Allora, un'altra possibilità impostata, come vedete, è un expert semi-automatico, cioè nel senso, lui, se non fate nulla voi, non fa nulla nemmeno lui. E quindi la dritta, la linea guida la dovete dare sempre voi. Ho delle posizioni, questo che cos'è? Euro-yen. Ho delle posizioni in essere. Posso stabilire un livello di target. Beh, ipotizziamo adesso, qua c'è delle buy, creiamo un livello di target superiore, come un po' sulla falsariga del livello di attivazione. Mi creerà
eccolo qua, un livello di attivazione, scusate, un livello di target nella parte alta. Che cosa mi serve questo livello di target? Mi serve perché posso impostare dei, diciamo, dei livelli al quale l'expert deve fare qualche cosa. Io ho delle posizioni in essere, vorrei che quando tocca 126 e 160, adesso diciamo lo potete impostare come volete, no? Potete anche mettere qui, potete fare questa cosa, F8, mostra descrizione oggetto, così è molto simpatica questa cosa, la voglio far vedere. Mettiamola qua. Ho impostato questa linea di target, adesso ho ridotto il grafico giusto per farvelo vedere. Io qua già vedo che se dovesse il prezzo dovesse arrivare a questo livello e le operazioni sono queste che sono in essere, se non sono uscite prima, tendenzialmente il mio profitto stimato sarà di 177,96 euro e ve lo prendo qui sopra. Che posso fare su questa linea di attivazione? Posso decidere di smezza buy. Una volta che attivo questo tasto, una volta che il prezzo raggiunge questo livello, mi ridurrà l'esposizione della metà. Quindi praticamente splitterà le operazioni, se ho 0,10 me la trasformerà in 0,05. Quindi porto a casa metà dell'esposizione. Che posso decidere su questa linea? Chiudimi tutte le buy a questo livello di prezzo, che è un po' sulla falsariga quello che vi ho fatto vedere, diciamo, nel pannello info posizioni, dove potete stabilire un livello di prezzo, glielo dovete digitare, ma qui invece avete la comodità di farlo graficamente, perché magari vi trovate che fate analisi. Quindi ho stabilito che 126,40 per me è una resistenza importante, a 126,40 chiudimi tutte le buy. Prima che arriva questo, 126,40, posso decidere un po' più giù di attivare un trading buy. Quindi, come vedete, il tasto close buy si è spento e si è attivato il trading buy. Cioè, che significa? Che quando toccherà questo livello inizierà la gestione in trading stop. Cioè, non mi chiude le operazioni, ma mi alza gli stop loss e mi alzerà sempre sulla base dell'ATR variabile esterna che vi ho fatto vedere prima, cioè due volte l'ATR. Posso semplicemente, invece, posto di attivare il break even, scusatemi, il trading stop, posso dirgli semplicemente: guarda, secondo me può arrivare a 126,30, però qualora dovesse, magari qualche volta, più di qualche volta può capitare, io lo abbasso leggermente a 126,20, qualora dovesse arrivare a 126,20, mettimi a break even gli ordini, da quel punto non voglio più perdere. Questa è una cosa che la potete fare, diciamo, anche prima, cioè voglio mettere a break even order, diciamo, a un certo livello di prezzo. Arrivato a 126,04, tutte le operazioni verranno messe a break even, chiaramente quelle che sono eseguite. Qui abbiamo una buy stop vecchia, vabbè, che l'ho aperta prima, e la buy stop non è ancora eseguita quando toccherà la linea gialla. Poi vi dovreste stare attenti a questa cosa. Stessa cosa lo possiamo fare con i livelli di target nella parte inferiore, qualora ciò le serve. Quindi, come vedete, avete parecchie modalità di gestione, ma veramente tante. Cioè, io quello che consiglio sempre, un expert di questo tipo, diciamo, di questa portata, è molto, 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 si configura più come un utility e non come un expert. Siccome però apre operazioni e gestisce pure le operazioni, va configurato come un expert advisor sostanzialmente. Però io lo vedo molto bene anche come utility. Nel momento in cui io ho una idea di entrare al mercato long, short, sul gold, su euro yen, piuttosto di farla io a mano nella schermata apri ordine, e che poi me la devo gestire non si sa come, perché la piattaforma non permette chissà quale grande gestione se non quella di attivare un trading stop dal terminale, io preferisco più installare l'expert un attimo, cioè ve l'ho fatto vedere prima, che ne so, prendiamo uno strumento dove non c'ho nulla, non lo so, un CAD yen, forse non c'ho niente, guardate, io ce l'ho qui, 5 minuti, sono già pronto, voglio comprare, basta, non devo fare più niente. Se la vede lui, tra l'altro adesso non ha creato il setup, perché cioè non c'è il setup, adesso siamo su 5 minuti, però non devo fare più nulla, perché se la vede lui, apre lui, seguirà lui il mercato, qualora io ho messo l'impostazione mode pyramid false, se la metto true è perché evidentemente voglio fare una gestione di questo tipo. Cioè, secondo me la rottura di questo supporto qui decreterà una bella discesa, allora magari mi sposterò su un time frame dove il setup è più evidente, eccolo qua, modo piramide true, qua
quelle sei stop non verranno più modificate, siccome mi piace quel supporto, cioè siccome ho valutato che quel supporto, la rottura di quel supporto decreterà una bella discesa, io non devo fare più niente, gestisce tutto da solo, perché poi entra la prima sell, ok, c'ho lo stop dove ce l'ho, entra la seconda sell, la prima sell verrà messa a break even e cercherò di portarla avanti. Guardate, basterà, ve lo dico senza mezzi termini, perché mi piace essere concreto, anche senza saperne leggere e scrivere, basterà che prima o poi una tendenza la dovete azzeccare. Quella cosa più difficile è mantenere le posizioni, è essere bravi a mantenere le posizioni. Un caso eclatante di questi giorni, che magari possiamo pure far vedere, Giuseppe, su DNZD, non lo so se lo volevi... Sì, allora, no, però prima di passare ai possibili utilizzi operativi, se sei d'accordo, direi di finire un attimo la spiegazione dell'expert, perché è spiegato appunto il monitoraggio delle posizioni attraverso il info posizioni, poi si può limitare l'operatività anche con il pulsante standby e con i filtri orari. Quindi sì, vabbè, questo diciamo l'avevo accennato prima, noi possiamo, diciamo, in ogni momento del mercato, quindi l'expert, voi calcolate questa cosa, che nel momento in cui, diciamo così, qua l'ho messo sul 5 minuti, scusate un attimo, fatemi cancellare le stop, sennò mi restano in piedi. Andiamo sul 5 minuti. Cancelliamo un po' di schifezze varie. Ok. In ogni momento voi potete, come vedete, già in questa situazione, l'expert non farà nulla. Quindi se voi lasciate l'expert così in esecuzione, anche se il tasto auto trading per gli altri vostri expert è attivato, e quindi sta già, l'expert attualmente non farà assolutamente nulla, perché non gli abbiamo detto di fare nulla. Nel momento in cui gli diciamo di fare qualche cosa, e quindi siamo noi davanti al computer e glielo diciamo, abbiamo impostato, che ne so, le 5 entrate short piuttosto che le 5 entrate long, nel momento in cui l'expert inizia a lavorare, noi possiamo dirgli di limitare la sua operatività mettendolo in stand by. Vi apparirà questa manina, però attenzione, se questa cosa la dovreste fare, diciamo, se voi avete già prima impostato delle set stop e poi gli dite lo stand by, questo non va bene, perché a quel punto l'expert le ha già preconfezionate le set stop. Questa nella modalità piramide. Nella modalità standard non piazzerà altre set stop perché troverà la manina, ma nella modalità piramide le set stop, come vi ho detto, le piazza subito. Quindi che dovrò fare? Me le dovrò cancellare così, scusate. Ecco, l'ho messo in stand by l'expert. L'expert adesso non stava facendo assolutamente nulla. E o ce li ho i pallini o non ce li ho, non farà assolutamente nulla. Prima possibilità di limitazione. Seconda possibilità di limitazione è dettata, come ho detto prima, l'ho spiegato molto velocemente prima, dall'orario di trading. Possiamo far girare l'expert in un orario che noi riteniamo più opportuno. Che ne so, dalle 8 la mattina, dalle 9 la mattina, orario di Londra, o poco prima, potete mettere anche i minuti, quindi posso farlo girare, che ne so, dalle 8 e 30 la mattina alle 22, perché dopo le 22 il mercato per me è finito e quindi la notte me la faccio dove aumentano gli spread, la volatilità è quella che è, e preferisco non operarci. E quindi facendo in questo modo, mettendo la fascia oraria impostata su true, l'expert eseguirà dalle 8 e 30, cioè eseguirà le sue cose dalle 8 e 30 alle 22. Ok. Allora, Salvatore, io direi che siccome il tempo ormai a nostra disposizione è già quasi terminato, rispondiamo alle domande, però facciamolo in maniera molto magari sintetica perché ne sono diverse. Io spero che comunque vi piaccia questo expert, poi ovviamente magari ne faremo qualcun altro o comunque siamo sempre su Discord, chi vuole iscriversi basta che scriva un'email a me o a Salvatore. Vi dico intanto come averlo. Allora, io domani vi invio un'email a tutti i partecipanti con appunto la registrazione del webinar, così magari ve lo riguardate con calma con tutte le spiegazioni, e poi dovrete inviare vi darò l'indirizzo appunto di Salvatore, e basterà inviare un'email a Salvatore e Salvatore vi girerà l'expert. Ripeto, funziona sulla demo e real senza limitazioni, quindi non ci sarà scadenza, potete utilizzarla, cioè tu metti una scadenza per te per eventuali aggiornamenti, però magari chi vuole poi richiedere delle nuove versioni aggiornate, ma assolutamente, cioè questo potrà farlo, quindi non ci sono problemi su quello. Detto questo, Salvatore, allora io ti
giro un po' di domande. Allora, partendo da Vincenzo, se si imposta fascia oraria true, alla scadenza non vengono piazzati più gli ordini, restano gli eventuali ordini a mercato, ma cosa succede agli ordini stop? Restano piazzati o vengono cancellati? No, vengono cancellati. Anche gli ordini stop. Sì. Quelli gestiti, ovviamente, li gestisce Quelli il... gestiti, le operazioni in essere verranno gestite regolarmente come se appunto fosse in esecuzione, ma le nuove entrate non ne farà più. Ok, Gianluca chiede, il break-even lo gestisce uguale sia nella versione standard che piramidazione? Allora, nella modalità piramidazione è una gestione dinamica del break-even, quindi ogni volta che entra la successiva metto a break-even la precedente. Quindi entrata la seconda, metto a break-even la prima, entrata la terza, entro a break-even la seconda. Nella gestione normale, a seconda chiaramente della variabile esterna che avete impostato qui, tutte le entrate verranno gestite nel momento in cui, scusate, gestite in break-even point, nel momento in cui raggiungo due volte, questo è un parametro che potete scegliere voi, due volte l'ATR, metto a break-even l'ordine. Io per esempio lo utilizzo così nella modalità normale. Perché faccio magari trading intraday su base 5 minuti, cerco la velocità del mercato, però me ne metto subito a break-even point. E questo mi consente di stare abbastanza tranquillo perché basta un minimo di movimento che lo metto a break-even, poi mi sbatterà fuori e sono uscito per break-even point, però quando prende l'accelerazione, insomma, sono entrato, cioè sono tranquillo perché l'operazione è già break-even point, subito. Ok, questa domanda di Stefano rientra un po' in quello che era i possibili utilizzi operativi, che infatti Stefano chiede se è possibile in piramidazione inserire sia il long che lo short. Sì. Assolutamente sì. Fallo vedere un attimo, magari. In piramidazione, togliamo un attimo il tasto standby. Allora, in piramidazione, F7, modalità piramide true. Ne facciamo 10, così facciamo i pallini. Che ho fatto? Forse hai già qualche ordine su Australia dollaro. Metti un altro Ecco, standby. questo è il classico, vabbè, siamo in idea. Ho già un altro USD. Cambiamo grosso. Non Metti altro. create sovrapposizione. Sono stato capace di fare sovrapposizione. Solo io posso fare sovrapposizione, perché ho fatto in modo che, qui, fammi dire questa cosa, non dovete settare nessun numero magico. I numeri magici vengono, diciamo, autocalcolati, quindi non dovete fare assolutamente nulla. L'unica cosa che dovete evitare, cioè dovete assolutamente evitare, di avere lo stesso strumento e lo stesso time frame. Potete avere due AUD USD, ma due time frame differenti. Potete, diciamo così, utilizzare anche 5 AUD, quindi 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, H1, H4, dove volete voi. L'importante è che non dovete avere due AUD USD su M5, perché altrimenti l'expert se ne va in conflitto. Ok, piazza la piramidazione su entrambi i lati. Vediamo un po' se ce la fa. Qua non c'è. Ok, in buy ancora non c'è, però lascialo così, magari nel corso dei prossimi minuti riesci a piazzarlo. Sì. Walter chiede, ciao, complimenti, non ho capito se il calcolo della size lo fa su un singolo trade o sulla griglia totale, l'avevi detto prima, sul singolo trade, No, è sul giusto? singolo trade. È sul singolo trade. O su ogni trade vado a calcolare di che size deve fare. Chiaramente c'è un minimo di arrotondamento, perché non sarà mai preciso, soprattutto su lotti molto bassi. Se lavorate con lotti più alti, quando più i lotti sono alti, maggior precisione ci sarà nel calcolo. Però l'invito, dimmi, ci sono altre domande? Sì, ce ne sono diverse. Allora, Gian Pietro mi chiede, dice, ma la MT4 ha già la possibilità di piazzare gli ordini a livelli, ma in realtà li devi mettere tu manualmente. In questo caso lui calcola gli swing di prezzo, magari se rivedi un po' l'inizio del webinar dove ha spiegato un po' la logica di entrata. Allora, giusto, Salvatore? Sì, assolutamente sì. Poi, tra l'altro, io li metto a una distanza prefissata e calcolata sulla base della volatilità. Diciamo, la piattaforma, sì, ti consente di mettere delle buy limit, delle buy stop, ma poi come le gestisci? Cioè, la cosa importante è come le gestisci, perché la buy stop che io posso aprire qui,
Ve la faccio vedere un attimo. Ok, entrano queste bestoppie, poi come le gestisci? Invece, se le fai entrare con un expert, questo come qualunque altro, se le fai entrare con un expert advice, hai poi la possibilità di gestirle. Abbiamo visto comunque diverse modalità, quindi magari è stato scritto quel commento perché non ha visto la spiegazione iniziale. Alvaro chiede: ma per attivare l'expert dobbiamo mettere la piattaforma in modalità autotraining? Credo Sì, di sì. assolutamente sì. Andrea chiede come individuo i punti di inversione, quindi con il calcolo degli swing, quindi alternanza semplicemente delle barre rialziste e ribassiste. Molto semplicemente, rialzista, ribassista, swing up, ribassista, rialzista, swing down. Sempre a barre comunque chiuse, quindi. Barre chiuse, confermate, sì. Allora, Questo. Muzio chiede: ma l'ATR è calcolato sempre sul time frame daily o sul time frame in cui è stato seguito le A? Bella domanda. Allora, c'ho diverse, sì, ho diverse risposte. Allora, l'ATR è calcolato sulla base del time frame su cui voi avete settato, diciamo, l'expert advisor. Fatta eccezione per questo qui, questo ATR qui, cioè la volatilità settimanale, questo su qualunque time frame lo mettete, io vado a prendere la volatilità base weekly, quindi a 52 settimane vado a vedere quando è l'ATR. Appunto base weekly e stabilisco adesso il 4,1% su base appunto weekly, quindi anche se gira su 5 minuti. Ok, Walter chiede: ma quindi in piramide non si spostano mentre in normal segue i migliori swing, giusto? Sì, Sì, corretto Walter, bravo. corretto, bravo. Oh, mi piace questo expert, complimenti Giuseppe e Salvatore. Mi piacerebbe ancora di più se invece di entrare sui breakout potesse entrare long o short individuando il giro del prezzo utilizzando i segnali provenienti dalla relazione ballast in ballast tra prezzo e sogrammi dei volumi. Pietro, magari questo tu puoi farlo con una tua analisi se studi i volumi e attivarlo su determinati livelli che vedi. Ma allora lui non fa analisi, l'expert diciamo di per sé non fa nessuna analisi, l'analisi la dovete fare sempre a monte e potete utilizzare qualunque tipo di metodologia operativa. Avete deciso di fare dei long e li fate con l'expert advisor, questo è il concetto. Ok, direi che non c'è altro. Ok, abbiamo spiegato un po' tutto, Salvatore, io credo che non ci siamo dimenticati di nulla. Allora, No, se io domani. voglio solo invitare caldamente, ma proprio questo va, più che, lo imposterei proprio come d'obbligo. Chiaramente, siccome avete la possibilità di testarlo in demo, tutte le domande che voi stessi vi fate, ve darete stesso voi risposta semplicemente facendolo girare in demo e giocandoci un po'. Quando vi sentirete sicuri, se per un istante che io sono a vostra completa disposizione per Fai qualunque tipo vedere di la chat di spiegazione. Discord in modo tale che chi vuole può richiederti il link di accesso. Questo è un po' riservato ai clienti di Tikmill Real, però magari possiamo fare uno strappo alla regola per chi poi utilizzerà in maniera, vuole comunque utilizzare questo expert in maniera diciamo corretta e quindi magari ha delle domande specifiche può venire qui sul link su questo canale. Salvatore vi darà il link poi quando scriverete per ricevere l'expert. Io comunque domani mi giro la sua email. Ok. Ok, io Salvatore ti ringrazio, grazie a tutti, spero che vi sia piaciuto questo expert, io reputo molto professionale, l'utilizzo anch'io per il mio training e quindi spero di avervi portato comunque una didattica comunque di qualità e ringrazio ovviamente Salvatore, per la tua professionalità e per il tuo impegno. Grazie a te. Per l'opportunità, grazie ai numerosi partecipanti, mi fa piacere, sono veramente contento. Quindi ripeto, sono a vostra completa disposizione, quindi chiamatemi senza timore. Grazie a tutti, vi auguro una buona serata. Buona serata a tutti.